hanno fatto irruzione nella notte a casa di Balai Edmond, 33 anni, carabinieri supportati dall'aliquota primo intervento di Padova e dall'unità cinofila. In pochi istanti i militari dell'arma hanno circondato l'abitazione a Salgareda. L'uomo è stato fermato. Sarebbe coinvolto nel tentato omicidio del cugino, Cucchici Aydin, 37 anni, dipendente in un'azienda del veneziano. Potrebbe essere uno degli esecutori materiali o il mandante del gravissimo fatto di sangue. Lo scorso 7 marzo 2024 la vittima è stata raggiunta da due colpi di pistola proprio davanti a casa a Chiarano, ferita ad un fianco e ad una gamba. Ancora non mi sono ripreso fisicamente, psicologicamente, comunque è stato dura. Per il 33enne bloccato dai carabinieri è scattato anche l'arresto. Gli investigatori da tempo stavano monitorando i suoi movimenti tra Italia e Kosovo. Su di lui pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nel 2022 dal Tribunale di Venezia per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti. L'uomo è stato accompagnato in carcere a Treviso per espiare 5 anni e 4 mesi di reclusione. I militari dell'arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno notificato allo straniero anche un avviso di garanzia per i reati aggravati ed in concorso di tentato omicidio del cugino e detenzione e porto illegale di armi, procedendo ad una serie di perquisizioni a suo carico che hanno permesso di acquisire ulteriori elementi di interesse investigativo. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, i cellulari del 33enne. Quella mattina del 7 marzo, due persone in scooter travisate con casco hanno esploso colpi di pistola contro il 37enne che stava andando al lavoro. I suoi nonni sono venuti qui a trovarci dopo l'accaduto e allora abbiamo preferito di mandare via i bambini in maniera che dopo quello che era successo stessero un po' più tranquilli. Per un po' di tempo i piccoli sono stati in Germania, ma la paura non è passata, ci dice l'avvocato. Sì, si ha paura soprattutto per i piccoli, perché sono veramente piccoli, perché hanno visto, non hanno visto la scena diretta, però nell'immediato hanno visto il loro papà ferito, sono andati in ospedale. Cucchici Aydin non è ancora tornato a lavoro. No, ancora non sono tornato al lavoro, che ho le ferite, una è ancora aperta e le altre sono migliorate. Fondamentali saranno anche le immagini della videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso lo scooter con i due malviventi.